Scuola, nuovi video su YouTube con i ragazzi che ne fanno di tutti i colori e intanto domani studenti in piazza contro gli esami di riparazione. Elisabetta Midacchi. Una minoranza ha balzata le cronache per l'impertinenza dei video realizzati in classe. Il telefonino come arma per inchiodare i professori nei loro momenti di debolezza o cedimento. Ridere insieme di atti goliardici, sbeffeggiare le istituzioni scolastiche a partire dalle fondamenta. In previsione dei 130 cortei promossi dall'Unione degli Studenti che domani manifesteranno per il diritto allo studio contro gli esami di riparazione, hanno già annunciato la loro sfida, chiedere agli organizzatori di proiettare nelle piazze i video che screditano a vario titolo il mondo della scuola. Paladini dell'iniziativa Scuola Zoo, il sito nato apposta per raccogliere centinaia di video, con tanto di sezioni in cui va in scena il degrado. Una minoranza che non vuole confondersi, fiera per ora solo di distruggere.
tipi di uomini: l'introverso, l'estroverso e l'artista. È scientifico, lo dice Glamour. L'introverso si tiene tutto dentro, è tenero e anche delicato. Te potrebbe essere lui. Sì, però si fa 2000 problemi. In finale, due palle. Invece l'estroverso te la fa tagliata alle risate. Beh, lui mi fa ridere. Sì, però un giorno è tutto ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E il giorno dopo manco si ricorda come ti chiami. Ma c'è il terzo tipo di uomo, l'artista, che c'ha una carica erotica inespressa. A volte estroverso, a volte introverso. Infatti è un po' un'incognita. Ma potrebbe riservare grandi soddisfazioni. Beh dai, ci siamo, è questa la categoria sua. Però se è un artista devi sapere l'occhio a far volo. Infatti ci hanno sempre la testa tra le nuvole. Sono mutanti. Un'altra volta sul letto mio. E quindi? Quindi? Appena c'è l'occasione ce ne fa l'amore. Zitto che di là c'è papà. Ma che state aspettando? Che aspettiamo? Non lo conosco per niente. Meglio. Via 9 settimane e mezzo. Quelli non si conoscono e già fanno di tutto. Sì, certo. E se poi scopro che non mi piace? Buongiorno, tesoro mio. Papà, la porta! Scusami, Vincenzina. Stava sempre nel suo ufficio. Ogni tanto lo mandavano a fare commissioni nelle altre città, nelle ciao, altre amore, terre. Non hai capito che cos'è qua a New York? È un delirio, cioè sono 3 giorni che non dormo. Insomma, non ce la faccio. Ariosto scrive una lettera, Ariosto fa un reso conto dell'età delle mucche. Insomma, tutta una serie di rotture di scatole. Ecco, appunto. Pedrucci? Oh. A che stai pensando? Stavo seguendo questo Ariosto. La verità. È che oggi è uscita una nuova scheda grafica. E stavo a pensare che appena la monto sul computer mi va tutta a palla. Ariosto era come Pedrucci. Lui al lavoro si annoiava e allora pensava alle cose sue. Ai cavalieri, alle crociate, ai viaggi sulla luna. E infatti scrisse l'Orlando Furioso. E di che parla Orlando Furioso? Le donne, i cavalieri, l'armi e gli amori. E parla di uno che doveva fare la guerra e invece si innamora e diventa pazzo. Come Fregoni. Come Fregoni. Sì, e l'amore fa ridere. Questa è stata la grande scoperta di Ariosto. Prima di lui erano tutti cupi. Dante, Boiardo, per non parlare di Petrarca. E invece per l'Ariosto, l'innamorato, è uno che inciampa, sbatte, fa ridere, capito? Un mezzo pazzo. Sto stronzo. Che succede? Il ragazzo si è dimenticato che oggi sono 2 anni che stanno insieme ed è partito con gli amici. L'ha chiamata da New York e neanche gli ha fatto gli auguri. Ah, mi dispiace, Valentino. Scusi, professore, è una situazione che mi vede abbastanza in crisi. E usala, raccontala. Ma in qualsiasi modo, con qualsiasi mezzo, pure col telefonino. Voi state sempre con questi telefonini in mano. Usateli, no? Il compito su Orlando Furioso lo potete anche fare col telefonino. Partite dalla furia amorosa di Orlando, ma arrivate all'amore vostro, quello che vi sconquassa, quello che non vi fa dormire la notte. Se vi sta stretto il video, usate la musica, recitate, ballate, fate come vi pare. Basta che vi esprimete. Che ne dite? Angelica e l'Orlando Furioso. Cosa fa, signorina Giacomo? Italia 1! Allora, raccontami la prima volta che ci siamo baciati. Sì, dunque, la prima volta che ci siamo baciati eravamo alla festa di Jasmine e tu eri seduta vicino al piano e cantavi la descrizione di un attimo. Poi mi sono avvicinato io e... Dai, Mark, basta, leva. Non so che dire. Chi è? No, niente. Senti, ma questo filmino per Cicelino, no? Lo dobbiamo fare proprio di sabato sera. Andare al Carpe Diem, vero?
questo filmino. Che vuoi fare? Non ho un'idea. Saluta il tuo pubblico. Ciao. Yeah. Ah sì? Sì. Sarebbe? Allora, momento migliore della serata, ci stava una biondona seduta al tavolo, arriva Reviglio con un B52 pieno che lo rovescia completamente addosso. Te lo dico, fa meno male che ci stava Valentina che ci ha prestato i fazzoletti. L'abbiamo pulita. L'abbiamo pulita molto bene. Peccato che non ci stai pure te, Cristian, se no puliti qualcosa pure te, no? Vabbè, che c'entra, pure io mi sono divertito. Sì, vabbè, che hai fatto? Ti sei divertito a recitare il rosario con la tua amichetta, la suora? Rosario, dici? Guarda, io non credo proprio. Se ti dico che mi sono divertito vuol dire... Che mi sono divertito. Fidati. Sì, ma... Eccezionale. Ti prego, passacelo. Ma che sei matto? Manco dovrei farvelo vedere. Allora perché l'avete girato? Per noi. Cristiano? Vieni. Ecco. Vieni qua. Oh, raga, non fa degli stronzi, eh? No. Oh. Tranquillo. Tranquillo, vai, vai. Oh, ma te che vuoi fare? Con questo sono cazzi di Cicerino. Faccio fuori una volta per tutte. Ma che davvero lo vuoi sputtanare? Effetti collaterali schifati. Magari gli fa pure bene. Sì, ho capito, però faccelo vedere, Spera. E dai! Mazza che boccia. Sì, mica come la croce che è piatta come una tavola. Anche il telefono è bello. Bello proprio. Cazzone. Mi dispiace, guarda che non è colpa mia. Sei un coglione, perché l'hai fatto vedere in giro? È successo per caso, mi hanno preso il cellulare. Da quando l'ho vista, ci sono andato fissa per stare con... Professore, voglio cambiare posto. Siete di vicino al Catania. Sì. Anche? Sei un demente. Divento una bestia. No ragazzi, io mi devo veramente rimangiare tutto quello che ho detto su questo grande uomo. Vabbè, mo non esagerare. No, come non esagerare? Cioè, date a Cesare quel che è di Cesare, ma diamo a Cristiano ciò che è di Cristiano. Dal momento che ci hai fatto assistere a uno spettacolo indimenticabile, io ti vorrei dedicare un coro, no? E che ce frega dei si freddi, noi ci avemo Malago. Malago! Malago! Che ce frega dei si freddi, noi ci avemo Malago. Malago! Malago! Che ce frega dei si freddi, noi ci avemo Malago. Malago! Malago! Che ce frega dei si freddi. Margherita! Marghe! Tra quello che a pezzi e quello che è intero.